Buongiorno e buon lunedì 24 febbraio. Devo ammettere che mi sforzerò di parlare di calcio. A me piace, magari ci arrabbiamo con Calvarese, siamo tutti però sulla stessa meravigliosa, stiamo vivendo tutti la meravigliosa avventura di appassionati di calcio, dall'arbitro che arbitra, Ibra che realizza i gol che poi gli annullano, rigore no, rigore sì, però siamo tutti lì, tutti sullo stesso meraviglioso teatro. Quindi mi devo sforzare di parlare di calcio perché ieri sera è già stata una serata di una tristezza infinita per noi che amiamo il calcio, certamente più tristezza infinita per chi sta vivendo, apriamo subito una parentesi, dei momenti brutti, magari lontano dai parenti, chiusi in casa e quindi massimo rispetto, ma adesso in questo momento nel mio video stia parlando di calcio, quindi là, ripeto, massima vicinanza, ma il senso di disagio dei tifosi, mettiamola così, passare la domenica sera ci sarebbe stata Inter-Sampdoria, capire se l'Inter possa avvicinare una Lazio arrembante, che adesso è la distaccata di 5 punti, ma la Lazio una partita in più, la Juventus ha una partita in più, ed è stata una serata totalmente anomala, totalmente diversa, una brutta serata di non calcio. Però se anche qui mettiamo un bel puntino, anche qui ci cominciamo a parlare di queste cose che già ci intristiscono seguendo giustamente, leggendo i giornali, seguendo la televisione. Allora diventa tutto più angosciante. E allora mi sforzo e sul mio canale YouTube faccio finta di pensare che domenica si giochi, che alle 12:30 c'è un Milan Genoa che possa aiutare la squadra a salire un po', perché ho visto la situazione di classifica al termine della prima partita di Ibrahimovic. Il Milan era al dodicesimo posto. Dodicesimo posto, e ne ha recuperati 6. Adesso il Milan è sesto, a pari punti con il Napoli, però ha la distanza è magari diminuita, ma è sempre dietro Inter, Juventus. Allora era Inter, Juventus, adesso Juventus, Lazio, Inter, comunque queste non cambiano. Mettiamole così: Juventus, Lazio, Inter, Atalanta e Roma. Erano nella prima domenica di gennaio, sono in questa quasi ultima, vediamo, sì, è l'ultima, sì, ultima domenica di febbraio. Ha recuperato delle posizioni, però il Milan, pur migliorando come spirito, pur migliorando come gioco, pur migliorando come carattere, pur migliorando come qualità e intensità dei giocatori, sono andati via dei campioni. È arrivato Ibrahimovic, però il Milan è sempre lì che non riesce a dare la spinta decisiva. Non so se per una questione di personalità dei giocatori, ma mi sembra un discorso ormai vecchio, stantio, perché i giocatori hanno dimostrato di averla adesso, ultimamente, le personalità. E non sappiamo come riuscire a dare l'ultimo sprint. Il Milan ormai è lì vicino per tentare di partire finalmente, ma nel momento decisivo o c'è il pareggio col Verona, o c'è, tutto sommato è andata bene con i pali del Verona, anche se le ha colpiti il Milan, poi gioca contro una grande come l'Inter, domina il primo e non vince, gioca contro il Torino per fortuna vince, e adesso con la Fiorentina sono due punti veramente, indipendentemente da Calvarese, buttati. Quindi vediamo se il Milan in questo finale dimostrerà finalmente di applicare questi insegnamenti di Pioli, di sfruttare l'arrivo di Ibra, ma serve vincere tre o quattro partite di un certo rilievo. Altrimenti il Milan potrebbe lo stesso arrivare sesto alla fine di un campionato anonimo. Sesto, settimo, decimo, sesto, decimo, ottavo, sesto, decimo, ottavo, più di quello non si va. Quindi mi auguro, per dare un senso a questo campionato, indipendentemente dalla semifinale di Coppa Italia che si giocherà a Torino, mi auguro proprio che il Milan possa
dare questo sprint, per far capire, per dare un senso a questa stagione. Se no è nata così, qualche brillio, un po' di spirito, i meravigliosi tifosi ieri in curva insieme a altri 2600 tifosi, tutte le domeniche il Milan portava 50.000, 40, 50, 60.000, quindi c'è un nuovo fervore nei tifosi che si sono innamorati di questa squadra, non di fenomeni, però va ripagata con un brillio, un qualcosa che tenti almeno di far avvicinare al quinto per dare uno stimolo, un qualche cosa. Tutto però, se si giocherà, speriamo che ci sia un'evoluzione positiva, innanzitutto per chi in questo momento è chiuso in casa e sta soffrendo, è un'evoluzione positiva anche per gli appassionati di calcio. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.